Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come vedete, sono in vestaglia mattucata, proprio perché vorrei prendere questo video come una chiacchierata tra me e voi, tra amici. E quindi eccomi qua. Tra l'altro sono in camera di mia sorella perché mi si è fulminato la lampadina in camera, quindi pazzesco. Detto ciò, cosa andiamo a fare oggi? Oggi voglio registrare un video che è super mega iper famoso in America. Praticamente queste persone rispondono a quello che la gente pensa di loro, pensa che sia giusto anzi di loro, ed è quello che oggi andrò a fare io. Vi ho chiesto di chiedermi, o meglio di scrivermi, quello che voi avete sempre pensato su di me, che può essere vero o no. Quindi io in questo video andrò a smentire o a effettivamente confermare quello che mi avete scritto. Ne ho già letti alcuni, ne ho sbirciati, e devo dire che alcune cose sono impressionanti realmente parlando, e quindi io direi di iniziare subito con questo circo. Cercherò di leggerne il più possibile, anche perché il video sarà incentrato soprattutto su quello che mi avete detto. Shensley mi chiede: fumi? Allora, questo ve l'ho già detto 2 o 3 volte forse, ma non penso sia una cosa così importante da parlarlo ai 4 venti. Però sì, cioè non troppo, non sono di quelle che si svegliano, mi dio il primo pensiero è quello, ma a me prende in un modo un po' strano. Mi viene da fumare soltanto se magari sto in giro con persone, quindi in compagnia, diciamo così, e soprattutto la sera. È molto raro che io fumi la mattina o durante la giornata. Di solito parto tipo dalle 7-8 di sera. Non so perché, non so dirvi questo motivo, però è così. Quindi sì, questa è true. Alessia_T_17 invece mi dice: penso che tu sia una persona sincera, determinata e volenterosa. Prima di tutto ti ringrazio, perché sicuramente se hai scritto queste cose le pensi anche, spero, se no è una gaffa. Comunque in ogni caso sono tutte e tre vere. Purtroppo a volte sul sincera e volenterosa ci giocano un pochino tutti, però sono contenta caratterialmente di come sono. Dovrei smussare qualche angolino probabilmente, però ci arriveremo. Comunque se intravedete un muso che spunta ogni tanto, c'è la mia fida compare. Elena Mililli mi dice: secondo me sei una ragazza molto romantica. Ragazzi, una che si mette a piangere guardando i film, i cartoni anzi, della Disney, e che è sognatrice come me, non può che essere romantica fino al midollo. Anche qui purtroppo a volte, perché insomma arriveremo anche a questo. Però sì, molto, ma contrariamente non mi piacciono le persone troppo romantiche verso di me. Giussi_93_94 cita la mia fida compare che è qui e dice: hai una cagnolina stupenda. Vabbè ragazzi, dai, questo era una cosa sottintesa. Simonetta Amontisci invece dice: quando mangi i mandarini togli quei fastidiosi filetti bianchi. In realtà vi dirò questa verità, a me non piacciono gli agrumi, quindi arancia, limone, mandarino, pompelmo, non lo so, mandarancio, tutto quello che vi viene in mente. Bevo molto raramente la spremuta di arancia rossa, però tutto il resto è un po' un mezzo blaze per me. Quindi non so che cosa intendi per quei fastidiosi filetti bianchi, ma probabilmente saranno tipo i cosetti della banana. Bea Martinotto: a scuola eri una a cui piaceva controbattere ai prof. In realtà io sono una che, se ha da dire una cosa e se sa di aver ragione o comunque pensa di aver ragione, la dice molto chiaro, tondo, quello è, quello ti dico. Ma ci sono arrivata ultimamente a pensarla in questo modo, perché prima ero una che si teneva molto le cose per sé, tendevo a esternare poco quello che pensavo, anche se pensavo che fosse giusto. Quindi quando ero a scuola io ero proprio muta. Caput, quindi no, anche questo non è vero, cioè o meglio, forse è un ni, perché con i professori con cui avevo più empatia, un pochino più di confidenza, magari pure, però sempre, io sono una persona molto educata, anche se ti devo magari mandare a quel paese, lo faccio con educazione, no? Quindi è così, se controbattere intendi mandarceli, no. Questa è una delle cose che mi ha scioccato, perché poi mi sono fatta un autoesame, e effettivamente è così, e me lo dice Fede e VH, mi scrive: ami stare sola, ma non ami la solitudine. Effettivamente è una cosa su cui rifletto spesso, comunque lei mi ci ha portato a riflettere un po'. A me piace
molto stare da sola. Fondamentalmente l'essere umano è stato creato per stare con gli altri. Oh raga, a me dopo un po' mi scoccia quando faccio i viaggi, o comunque sapete quando andate a campo scuola che state sempre insieme a sta mandria di persone. Io dopo una certa devo staccare il cervello e devo stare sola. Però effettivamente poi quando sono sola, cioè non è che mi piace stare sola, ci sono quei momenti in cui è rigenerante. Però appunto, come dice lei, non ami la solitudine, che poi è diverso dal stare soli. Io l'ho intesa più come una solitudine mentale più che fisica. Quindi questa è vera ed è anche filosofica. Trattino basso lezza, trattino basso. Questa mi ha fatto sorridere, quindi ve la dico. Ciao Ila, io penso che con te ci provino tantissimi ragazzi, perché sei bellissima ed è impossibile il contrario. Grazie. Però no, non ho la fila fuori casa, neanche vorrei averla, sinceramente. Come dico sempre io, me ne basta uno, ma buono. E con i tempi di oggi sono sempre più sicura che rimarrò da sola e mi chiuderò in un convento per il resto della mia vita, perché più vedo i ragazzi di oggi in giro e più penso che cavolo ci devo fare con uno del genere, quindi me ne serve uno con un pochino di capesa e qualcosa da dire e da fare soprattutto. Sì, è abbastanza esaustiva penso come risposta. Okch.yara, penso che Yara sia una cosa del genere. Quando eri più piccola non ti truccavi per andare a scuola? In realtà mi trucco meno adesso che quando ero più piccola, tra virgolette, qualche anno fa. Io adesso esco tranquillamente struccata, lasciate perdere oggi che ho la full face. Però di solito, lo sapete, io esco sempre struccata perché A, non ho sbatti, B, penso di star bene anche struccata, logicamente stai meglio truccata, magari non sempre insomma così tanto come ne ho oggi, ma basta anche solo un filo di mascara e quello vuol dire essere truccati. Quindi no, io ero una delle poche che a scuola si truccava, cioè proprio per truccarmi. Vi ho fatto il video di come mi truccavo alle medie qualche tempo fa e nessuno ci credeva, io mi truccavo così ragazzi. Correttore, sopracciglia, mascara, eyeliner, labbra, tutto di più. Elisabetta trattino basso, como trattino basso. E questa è una cosa che mi avete scritto in tanti, ma io non ho capito da dove è uscita. Hai un fratello. Allora, io forse qualche video fa, ma tanti video fa, vi ho detto che mi sarebbe piaciuto avere un fratello più grande. Però al momento, a meno che insomma i miei non hanno sparso geni insomma un po' in giro, ma non penso, non ho un fratello, ho soltanto una sorella più piccola di me di circa 4 anni e basta. Però mi sarebbe piaciuto. Elisa.m-99. E ci ricolleghiamo a un po' di discorsi che ho fatto precedentemente. In amicizia preferisci la qualità alla quantità? Allora, io nel corso della mia vita ho cambiato varie amicizie, sia comunque perché con alcuni amici frequentavo magari a scuola, poi abbiamo cambiato scuola, insomma ognuno prende le sue strade, no, come è la vita. Però le amicizie, quelle importanti, le ho sempre portate avanti e si contano seriamente, non è una frase detta così, sul palmo di una mano, ma forse neanche, quelle proprio di cui mi fido per dire mi fido. Quindi questa è realtà, ma dovrebbe essere un po' la filosofia di tutti secondo me. New_ciurciulli mi dice questa cosa su cui vorrei un pochino aprire un mezzo discorso, perché è importante soprattutto per le ragazze giovani, più giovani di me, che mi seguono. Secondo me stai un po' male a volte per il fatto di non aver mai avuto un fidanzato. Per chi non lo sapesse, appunto, rispondiamo anche ad altre che mi sono state chieste, io non ho mai avuto un ragazzo in 21 anni di esistenza quasi. Però pensare anche soltanto che questa cosa può farmi male, cioè ragazzi, non è così. Sento a volte molte ragazze che si sentono in difetto se non hanno appunto un ragazzo, se non hanno mai dato il loro primo bacio, ci siamo capiti. Ma non è così ragazzi, cioè voi dovete trovare una persona, che sia ragazzo, ragazza, quello che vi pare, che vada ad aggiungere qualcosa alla vostra persona. Se sapeste tutto quello che mi scrivete a volte, tipo il mio ragazzo non mi lascia andare qua, non mi lascia mettere questo, non mi lascia fare quest'altro, pazzi. Pazzi, e pazzi soprattutto voi che state ancora con sti geni. Quindi no, non sono mai stata male per questo fatto. Mi è pesato a volte, ma proprio per una questione di situazioni, tipo sai, vedi due amici tuoi, sono una coppia, tu stai là da sola, dici oh sì, se adesso avessi avuto un ragazzo staremmo insieme, bla bla bla, per questa cosa qui. Come dico sempre io, non può mancarti una presenza, una figura, qualcosa che non hai mai avuto. È come dire oh mio Dio, mi manca avere un rossetto rosso e poi hai sempre portato i nude, cioè non lo puoi dire. Non so se capite il discorso. Né mi manca né sento la mancanza
di questo tipo di figura al mio fianco. Spero di essermi fatta capire, perché ogni volta ho questo disagio. Marica appunto Rosario mi chiede, qua ci ricongiungiamo al discorso di prima, visto che non mi avete mai visto con un ragazzo, sicuramente vi sarà capitato di pensare, come dice lei, sei lesbica, che non ci sarebbe stato nulla di male, eh. Sicuramente andavo pure meglio, però purtroppo vado più sul genere maschile, apparentemente, perché poi non si sa mai nella vita. Tiè, ve la dico pure così. Sofia trattino basso Capellaro, ragazzi, qua mi sembra che sta in una seduta allo psicologo, ve lo dico. Non sei mai soddisfatta di quello che sei. Purtroppo sono molto perfettina in tutte le cose che faccio, in quello che dico, in quello che sono. Quindi logicamente non sono mai soddisfatta in generale, anche se magari è la cosa più figa del mondo e tutti mi dicono wow, fantastico, meraviglioso, io dirò sempre no. Cioè, se non mi piace a me, niente, non mi piace, non c'è modo di convincermi. È una cosa che molte volte nel corso del tempo mi ha portato a bloccarmi in alcune situazioni, ad avere i periodi un po' così, ma è uno dei lati del mio carattere che vi dicevo all'inizio, che sto cercando di smussare un pochino, perché poi diventi pesante anche con gli altri, cioè non pretendi solo la perfezione da te stessa ma anche da chi ti sta intorno, no? Ok, ho dovuto accendere la luce perché stava diventando buio. Questo, diciamolo così, commento a sognuccia.90 mi ha lasciato scioccata e spero sia l'unica che la pensa in questo modo, perché sennò il mondo è più merdoso di quanto io già non pensi. Secondo me sei una persona che, anche avendo tatuaggi, sei molto simpatica e seria, ma tutto a posto. Io spero che questa ragazza, o in quel momento non so se era fumata qualcosa di pesante o sia stata cresciuta dalle scimmie, ma probabilmente hanno più cervello. Ne ho sentite tante di queste teorie legate a persone con i tatuaggi. Onestamente non hanno né capo né coda né una funzione scientificamente provata o cose del genere. Cioè, in che senso una persona con i tatuaggi non può essere simpatica o seria? I tatuaggi secondo me sono una stupenda forma di arte che decorano il corpo, poi c'è chi la pensa diversamente, questo è il mio pensiero, infatti non lo impongo a nessuno, però come pretendi, ripeto, che una persona con i tatuaggi non debba essere simpatica o seria? Questo è lo stesso ragionamento che si fanno alcune persone, poi da sole, e di conseguenza non assumono ragazzi con i tatuaggi, oppure non so se avete mai fatto caso quando una persona è tanto tatuata, magari sul collo, sulla faccia, che la gente lo guarda A in modo strano, B pensa che sia un drogato o cose del genere, e C che li vogliono tipo derubare, cioè cose assurde. E questo rientra in questa categoria di pensiero che è totalmente sbagliata. Quindi io davvero spero che questa ragazza guardi questo video e si rinsavisca un attimino. It's Melania98, secondo me sei ipocondriaca. Allora, io stimo tanto le persone ipocondriache perché alla fine vanno contro tutte e tutti fondamentalmente. Però no, non sono mai stata una persona ansiosa riguardo queste cose della salute, eccetera, eccetera. Poi, frequentando l'ambiente ospedaliero, non per cose gravi, ma per problemi che già vi ho detto, insomma, da quando sono piccola, ho sempre avuto un contatto molto frequente con questi luoghi e se diventavo pure ipocondriaca, io mi buttavo seriamente da una finestra. Quindi questo lo abbiamo evitato, fortunatamente. E ultima a cui rispondo, L.Santelia, questa cosa è ancora più sconvolgente perché vuol dire proprio che non mi seguite, non seguite la mia vita, sei un po' tirchia, anche qui ma tutto a posto. Io credo di essere la persona con le mani più bucate di questo mondo, ho la fortuna di potermi permettere insomma certe cose, non certe cose, però insomma i miei piccoli sfizi io me li appago da sola, ripeto, ribadisco. Probabilmente, allora se vogliamo vederla così, sono tirchia con le mie cose, nel senso che le mie cose non le deve toccare nessuno, mi dà molto fastidio quando mi usano i trucchi, bagno schiuma, lo shampoo, le cose nel frigo, ragazzi, io adesso ho un'ossessione, mi compro le cose da sola al supermercato, le metto nel frigo, solo che chi passa, chi magna, magna appunto. Sono molto tirchia su quel fattore, se si può definire così, ma per il fattore di nero proprio che no. Però dovrei diventarlo, effettivamente farebbe bene al mio portafogli. Quindi queste erano tutte le assumption, non so come si chiamino, assumption, vabbè, avete capito, su di me, che voi pensavate a questo punto, perché alcune le ho proprio
troncate sul nascere, altre invece le ho confermate. Quindi fatemi sapere se siete rimaste scioccate da qualcosa che vi ho detto qua sotto, se sapevate tutto, se non sapevate nulla, se sapevate alcune cose e se appunto vorreste rivedere la seconda parte, insomma non lo so, adesso vedremo come organizzarla. Io spero questo video vi sia piaciuto, a me ha divertito molto girarlo, devo essere onesta, mi piace sempre mettermi davanti alla videocamera e parlare semplicemente. Detto ciò, se il video vi è piaciuto, pollicino in su, iscrivetevi per i prossimi video e noi ci vediamo presto con dei nuovi contenuti. Wow, ciao! I found the truth that I can see.